L'Italia ha celebrato il giorno della memoria dedicato al ricordo delle vittime dell'Olocausto, ma di fatto esteso al ricordo di quanto accadde durante la Seconda Guerra Mondiale, violando diritti umani e macchiando con il sangue le pagine della storia, in una data emblematica che ricorda quando il 27 gennaio del 1945 le truppe sovietiche varcarono i cancelli di Auschwitz. A Gubbio il primo appuntamento è stato quello al mausoleo, dove è stata celebrata la messa presieduta dal vescovo Luciano Paolucci Bedini insieme a Don Fabricio Cellucci. Prima della benedizione, il presule e il sindaco hanno letto brevi testi legati al giorno della memoria, mentre gli alunni della scuola primaria Matteotti di Gubbio hanno deposto fiori sulle tombe dei 40 martiri. La scuola media Mastro Giorgio Nelli, sia nel plesso scolastico di via Perugina che in quello di via Parruccini, ha dato vita ad un momento di vera partecipazione emotiva, dando ai ragazzi il compito di appendere all'esterno dei rispettivi istituti delle farfalle gialle, dove erano state scritte poesie. Un modo per legare il filo della memoria di queste giovani generazioni a fatti e personaggi così lontani da loro per epoca e mentalità e pur sempre attuali. A Gualdo Tadino l'amministrazione comunale ha proseguito l'iniziativa inaugurata lo scorso anno apponendo pietre d'inciampo in luoghi che possano ricordare persone vittime della Seconda Guerra Mondiale. Quest'anno è stata la volta della frazione di Palazzo Mancinelli, dove il parroco Don Michele, alla presenza del sindaco Massimiliano Presciutti e dell'assessore Barbara Bucari, ha benedetto le pietre d'inciampo poste a memoria dei gualdesi Nello Saltutti e Silvio Biscontini, militari fatti prigionieri, entrambi morti in un campo a Dortmund, in Germania. La giornata della memoria è stata ricordata anche all'Istituto Casimiri, che ha commemorato le vittime della Shoah attraverso un reading filosofico e letterario coordinato dai docenti di storia, filosofia e tedesco. Le iniziative in programma termineranno questa sera alle 21 con il concerto per la memoria, che andrà in onda su Radio Tadino.